Buona giornata da Leonor. Oggi video per quanto riguarda l'attentato a Trump. Ho chiesto alle carte se è una cosa, un fatto isolato o se può ripresentarsi. Allora, le carte sono molto chiare. Le carte riflettono ciò che può succedere nei prossimi mesi. Logicamente, secondo le condizioni attuali, se certe condizioni possono cambiare, cambiano anche gli eventi, così come le carte, così come i defunti. Quindi funziona uguale per tutte le metodologie. Ecco. Allora, io solitamente non uso questo mazzo, l'ho usato così per cambiare, appunto per mostrarvi per il video, ecco, principalmente perché io uso altri mazzi. Allora, ho chiesto: ciò che è successo si ripeterà? E le carte hanno detto in modo chiaro di sì. Hanno detto che un attentato è possibile che avvenga di nuovo. Ho chiesto prima, delle votazioni e loro hanno detto di no, le carte. Ho chiesto successivamente, quindi quando sarà eletto presidente, e le carte dicono di sì. Quindi è possibile che avvenga un attentato quando probabilmente cioè non se l'aspetti neanche più, probabilmente. Ma dovete sapere che comunque lui è legato al sistema, perché altrimenti lì non potrebbe starci. Solamente che forse preferirebbero altre persone loro, questi innominabili, però insomma lui insiste e in questo caso se rimane così, anche i defunti l'hanno detto, ho diverse scritture, almeno una ve la pubblicherò, appunto dove dicono che questo può succedere a Trump. Dovete sapere che lui non prende solo, diciamo, soldi per la campagna da persone americane, ma anche dall'UCRN, e di questo ve ne parlerò in un altro video.